Hello, sono The Duelist 92 e oggi vi porto la parte 2 di Ezreal Swain. Prima di iniziare, vecchi e nuovi annunci. Come al solito vi ricordo che in descrizione trovate il link alla lista del mazzo e il link alla parte 1 con altro gameplay e analisi. Trovate i timestamp con tutti i gameplay di questo video e inoltre trovate il link al mio Discord. Discord ho intenzione di sistemarlo per bene nei prossimi 2 giorni circa. Quindi vi invito a darci di nuovo un'occhiata tra 2 o 3 giorni, anche se magari ci siete entrati una volta e poi non ci siete entrati più. Comunque, un'altra cosa molto molto figa che devo annunciare, sono praticamente arrivato ai 100 video. Tecnicamente credo che questo sia il video numero 100, ma farò uno speciale per i 100 video, il prossimo video sarà qualcosa di nuovo. Non aspettatevi troppo, insomma, ma aspettatevi qualcosa di sicuramente interessante. Ultima cosa, come al solito, commentate. A me piace avere una sezione commenti piena, ricca, dove ci sono discussioni, dove la gente parla. Quindi, quello che volete, quello di cui volete parlare. Quindi, critiche, commenti, dubbi, richieste, domande, quello che vi pare. Magari non ho avuto modo di spiegare una giocata. O magari pensate che ho fatto un grosso errore e me lo volete scrivere. Tutto è bene, accetto, ok? Detto questo, Ezreal Swain, parte 2. Questo è un mazzo che, sinceramente, quando ho deciso all'inizio della patch sembrava molto più forte. Adesso sta iniziando ad avere dei rivali seri nel meta. Non è un mazzo super fortissimo, ma sicuramente è abbastanza forte. Ed è molto difficile, molto divertente. Se volete provarlo, se non avete paura di perdere rank, ve lo consiglio. Altrimenti, devo essere sincero, per salire c'è di meglio, di più facile e di più forte. Ora, normalmente all'inizio delle parti 2 faccio una mini guida al mulligan. Questa guida al mulligan non sarà tanto mini, perché c'è molto da parlare sul mulligan di questo mazzo. Questo è un mazzo con una varianza estrema, il che vuol dire che molte carte che abbiamo sono altamente specializzate, fanno una cosa e basta. Non abbiamo molti peschini, non abbiamo molte carte super versatili. Quindi, da una partita all'altra, il mazzo potrebbe giocare in modo completamente diverso. Ho appena giocato 3 partite di fila in cui non ho visto un Ezreal, l'ho dovuto giocare in un modo completamente nuovo. Il mazzo è difficile. E il mulligan rientra parecchio in questa storia, soprattutto perché questo è uno dei mazzi assurdi in cui non esiste una carta che io tengo nel 100% dei game e esistono pochissime carte che io non tengo, giusto un paio di carte che non tengo in nessuno dei game. Ok? Quindi dovrò parlare di ogni singola carta in questa mini guida al mulligan. Cominciamo dalle carte che non teniamo mai. Goccia e Progress Day. Goccia è palese perché non la teniamo mai. Tu la vuoi giocare il turno che la peschi. Il turno che la peschi, se la tieni, non hai 2 mana. Quindi, no. Goccia la butti via e speri di pescarla dopo. Progress Day, anche nei matchup per i quali è forte la carta, non è tanto forte da essere tenuta. Ed è forte veramente in pochissimi matchup. Questa è una carta che vorrei rimpiazzare. Non sono sicuro che il mazzo possa fare senza. Ma sto cercando un rimpiazzo, ripeto, tenete d'occhio la lista in descrizione perché potrebbe essere cambiata. Anche nei matchup come Karma, Shadow Isles, cose così, non la teniamo mai. Poi ci sono le carte che teniamo quasi sempre. Ho detto che non c'è nessuna carta che tengo 100% dei game, ma House Spider lo terrò nel 99% dei game, fondamentalmente. La carta è forte, early game, ci dà un buon modo per spendere mana. Perché con questo mazzo ci troviamo spesso in situazioni in cui bruciamo del mana. Magari turno 3 non abbiamo niente da rimuovergli o niente che ci è conveniente rimuovere e ci troveremo a bruciare 3 mana. Stessa cosa turno 4. House Spider è un buon modo di spendere mana. Ovviamente è fenomenale contro aggro. Contro control a volte gli fa usare delle risorse che non vorrebbero proprio usare. Gli fa del danno, il che ci aiuta. È una carta che teniamo quasi sempre. Anche perché tenerla nella mano iniziale significa avere meno probabilità di pescarla più avanti nella partita, turno 9, turno 10, in cui è veramente, veramente inutile. In realtà turno 10 non è così inutile perché avrei mana per giocarla a fianco a qualcos'altro, ma turno 6, 7, 8 pescare House Spider è un po' una condanna a morte.
Mystic Shot è l'altra carta che teniamo in quasi tutti i matchup. A differenza di Outspider è forte anche se pescata late game, ma in tanti matchup ci sono tante cose che può prendere e fare 2 per 2 di mana è veramente veramente molto conveniente. Ora andiamo alle carte un po' più situazionali. Cerco di essere sintetico perché è la seconda volta che provo a registrare questo video. La prima volta sono stato 12 minuti a parlare solo della guida al mulligan. Thermogenic è buono da tenere. Non è fenomenale late game, tranne in alcuni matchup, ma è molto forte early game, soprattutto contro aggro. Contro mazzi come Demacia, che in genere qualsiasi mazzo Demacia devi uccidergli più unità possibili, Thermogenic turno 1 o turno 2 è molto efficiente. Contro aggro, loro giocano il loro costo 1, che spesso ha 1 di vita, e tu sbam Thermogenic. Carta buona da tenere, anche perché late game, a meno che non siamo contro matchup specifici, è difficile usarla efficientemente. Ravenous Flock generalmente è un pezzo di combo, è decente da tenere in alcuni matchup di per sé, però spesso e volentieri la vogliamo tenere magari con Arachnoid Sentry o con Static Shock. Fa un sacco di danno per pochissimo mana, ma bisogna sapere. Anche per esempio con Outspider può essere decente tenerla in alcuni matchup. Zaunite Urchin la teniamo praticamente solo contro aggro. In altri matchup è semplicemente un blocker sul terreno che ci fa buttare una carta inutile late game, magari pescare uno, a costo quasi zero. Contro aggro invece è utile per difenderci gli HP e per contestare un minimo il terreno. Ho Spider, Mystic Shot ne abbiamo parlato, Arachnoid Sentry. Buona da tenere, soprattutto se l'avversario attacca a turno dispari. Se l'avversario attacca turno 1 e turno 3 ed è aggro, sarà invogliato ad andare in open play di turno 3, quindi Arachnoid Sentry lo punisce molto. Se l'avversario invece attacca di turno 4 è più probabile che abbia già un terreno bello grosso, noi abbiamo al massimo Spider e Ragnetto, e lui va in open attack. Inoltre un altro buon caso in cui tenere Arachnoid Sentry è se abbiamo la Venus Flock, o se proprio situazioni specifiche del matchup. Ad esempio non vogliamo che Yeti attacchi di turno 5 con Trundle o di turno 4 magari con Ancient Yeti, perfetto, Arachnoid Sentry lo teniamo. Queste situazioni specifiche. Death's End in alcuni matchup può essere utile, magari per rimuovere TF se non vediamo Mystic Shot. In genere early game è una versione più scarsa di Mystic Shot. Se Mystic Shot lo teniamo 95% dei game, Death's End lo teniamo 20% dei game. Quel mana in più early game si fa veramente sentire. E ovviamente è più utile più avanti nella partita perché aiuta a triggerare Swain. Però la carta non è male. Ezreal, a volte lo si tiene magari contro aggro per avere qualcosa sul terreno e poter bloccare magari unità molto piccole, magari mazzi aggro che riempiono il terreno di unità piccole, Ezreal aiuta. In genere però è una carta da tenere contro mazzi lenti che non hanno modo di bloccarlo o di rimuoverlo. L'esempio principale è Karma Shadow Isles, che non ha praticamente modi di rimuoverlo ed è costretta a tankare di continuo gli attacchi. Anche questa è una carta che teniamo raramente. Scorched Dirt è must tenerla contro Tamsoraka Tamkench, altri matchup raramente la tieni. Contro mazzi basati su unità enormi, per esempio anche Deep, la puoi tenere insieme a un Mystic Shot o a uno Static, ma è molto raro. In genere questa qui è Dio contro Soraka Tamkench e ne vuoi avere quante più possibile. Champwamp fa un po' la funzione di Outspider, nel senso che ci aiuta a spendere mana per una giocata che non è reattiva, quindi lo possiamo fare quando vogliamo. E, i funghi, le Mushroom Cloud possono essere estremamente utili, sia per usare mana, per scartarle di Zaunite. Il danno sembra ridicolo, ma il danno si sente delle Mushroom Cloud. E in genere è una carta che possiamo tenere contro mazzi molto lenti. Static Shock, buona da tenere se abbiamo Ravenous Flock o se abbiamo magari Scorched Earth e gli dobbiamo uccidere qualcosa di grosso, tipo, che cacchio ne so, Swain, Leviathan, cose così. Altrimenti è anche decente da tenere contro mazzi aggro che sapete giocheranno abbastanza carte a costo 1, per esempio Aggronoxus. Turno 1 puoi tankare, se lui attacca il turno 1, puoi tankare magari il Precious Pet. Turno 2 passa, turno 3, con 6 mana o con 4 mana si è giocato a Spider, Static Shock gli uccide magari due carte, soprattutto contro mazzi che vanno molto larghi sul terreno come Discard Aggro, Static Shock è un buon keep.
Per finire, Swain e Leviathan. Swain è una buona carta in curva, buona da tenere in quasi tutti i matchup che non sono aggro, anche, soprattutto contro mazzi che hanno rimozioni che lo uccidono, come, che ne hanno limitate come Vengeance. Molti mazzi adesso giocano Shadow Isles, giocano due o tre Vengeance. Ecco, contro quel tipo di mazzi tenere uno Swain è buono, perché aumenta le probabilità che avremo due Swain, o che avremo uno Swain e una Leviathan che poi pescherà un altro Swain. Quindi fondamentalmente è un bait per le sue stesse, per le rimozioni che poi andrebbero a rovinare Leviathan o altri Swain, cioè più avanti nella partita. Inoltre va sul terreno mid game, può contestare, può combattere. Per tenerlo contro aggro costa un po' troppo, gli altri matchup è forte. Per finire, Leviathan, in alcuni matchup molto molto lenti e molto molto passivi, tenere Leviathan può essere buono. Attenzione a tenere Leviathan, perché potreste ritrovarvi velocemente con una mano che è tipo due Leviathan, Scorched Earth, Ravenous Flock, Thermogenic Beam e non puoi più giocare. Inoltre bisogna stare attenti, bisogna tenerla contro mazzi veramente passivi. Se la tenete contro, che ne so, Trundle Tryndamere, sì, turno 8 ci arrivi relativamente bene, ma se non hai abbastanza rimozioni per tenergli gli Yeti lontani dal terreno, non hai modo di giocare turno 8 un 5-8, lui ti riempie il terreno e ti distrugge. E questa è la mini guida al Mulligan. Ripeto, ogni carta, tranne Goccia e Progress Day, si può considerare di tenerla, e dato che il mazzo dipende veramente tanto da quello che pesca, il Mulligan è estremamente importante. Andiamo al gameplay. Purtroppo è la seconda volta che provo a registrare la parte 2 che mi ha crashato. La prima volta mi ha crashato Runeterra a metà. Ancora quel problema di crash dopo le partite. Speriamo che lo risolvano a breve, perché sennò, insomma. Vai, game 1. Speriamo di riuscire a farci uscire più di una vittoria in questo video. Ok, siamo contro Fiora Shen. Il matchup non è male, ma c'è un problema. Questo mazzo ha una buona quantità di rimozioni, e tutte le rimozioni probabilmente le potrà tenere per i miei Swain, per i miei Ezreal, Leviathan, eccetera, eccetera. Quindi in questo matchup, se possiamo, cercare di mettere un po' di pressione con delle unità in curva. Fortunatamente le abbiamo pescate. Se lo costringiamo a usare qualche reazione o a sprecare un po' di spell mana o non avere un terreno super enorme, Swain ed Ezreal potranno entrare in campo molto più tranquillamente. Ricordiamoci anche che Sharpsight può stroncare Ezreal se Ezreal prova ad attaccare gratis diretto. Danno gratis, non fa mai schifo a nessuno. Questa Fiora, lui potrebbe salvarla con Sharpsight o con Prismatic Barrier. Non so neanche se quei mazzi adesso giocano Prismatic Barrier. E ormai è diventato un archetipo molto, molto vasto e gioca tante cose diverse. Sharpsight non ci interessa. Ha consumato spell mana, ha consumato una risorsa molto utile per dopo. E noi abbiamo Mystic Shot e doppio Flock in mano. Abbiamo mille modi di rimuoverla, sta Fiora. Ok. Probabilmente non useremo granché per rimuovere Fiora questo turno, quindi un House Spider dovrebbe essere una buona giocata. Lui andrà a cercare di uccidere uno dei 2-2, ok. Diciamo che Ravenous Flock è ideale usarlo adesso. Preferisco Flock a Mystic Shot, dato che ho due Flock in mano. È ideale usarlo adesso perché se in mano ha Prismatic Barrier, non può ovviamente mettere doppia barriera su Fiora. Il danno di Flock più il danno in battaglia succedono nello stesso momento. Non può farci entrare in mezzo la barriera. Greenblade Caretaker, va bene. Avrei mandato volentieri al suicidio i due ragnetti per fargli un po' di danno e per poccare Blightsteel Protector prima. Adesso un po' meno volentieri.
perché tenerli per bloccare Greenglade Caretaker sarà utile. Anche se questi ragnetti in questo matchup possono essere un serio problema se abusati da Fiora. Lei ha già usato una Fiora, noi abbiamo tre rimozioni in mano, quindi dai. Prendiamo un open attack, zero, zero problemi. Se anche questo turno volessimo giocare Champwamp, non ci attaccheremmo mai comunque, perché lui ha un block troppo conveniente con Brightsteel Protector. Prende il danno gratis, che non è troppo di impatto, ma fa sempre bene. Mamma mia. Sto registrando la sera abbastanza tardi, il video inizia a farmi male la testa. Vediamo se riesco a reggere. River Shaper. Vogliamo cercare di ucciderlo adesso, River Shaper. Così che non possa magari proteggerlo con barrier e poi con, che ne so, riposto e poi attaccarci e avere il 6-2 che attacca. Meglio levarcelo adesso. Magari usa Sharp Sight, lo salva e poi attacca col 4-2, capito? Vediamo cosa risponde. Single combat. Va bene, non voglio usare Mystic Shot solo per negargli una pescata. Mystic Shot è una risorsa abbastanza importante nel matchup. E la pescata gliela faccio avere tranquillamente. Il mio 2-2 conta poco. Sì, avrebbe potuto uccidere Brightsteel, ma lui potrebbe avere risorse strane. Non è un problema. Mystic Shot penso sia, valga di più in questo matchup del perdere un 2-2 e negargli una pescata. Vediamo cosa c'ha. Un'altra Fiora. Fiora sta tenendo un po' sotto controllo Champion, in realtà neanche tanto, perché se lui ha una qualsiasi barriera a fianco a Fiora e vuole effettivamente provare a tirare Champion, Mystic Shot gli rimuove la barriera e Fiora esplode. Mamma mia, quanto sono stanco. Allora, doppio Leviathan in mano è tanto pesante. È anche vero che lui finora ha usato un single combat che è buono per noi. Ha usato uno Sharp Sight, è anche vero che ha pescato un'altra spell, quindi. Va benissimo. Potremmo provare a uccidere Fiora adesso con Ravenous Flock. Il peggio che può succedere è single combat su Champwamp. E anche lì ce ne frega poco in realtà. Lui ha 5 mana. Non ha granché che può fare per salvarsi da Ravenous Flock. Se non una barriera. E anche se è una barriera, il trade è vantaggioso per noi perché Ravenous Flock costa 1. Riposto, va bene. Potrei spendere Mystic Shot adesso e assicurarmi di uccidere Fiora. Lui con un mana non potrà rispondere niente. Infatti mi sa che lo faccio. Meglio adesso che non ha mana per rispondere con Deny, Nope, Five. Qualsiasi cosa, Sharp Sight, non può rispondere con niente. Quindi, easy. Questo turno purtroppo è il problema. E lui, grazie a Dio, ha deciso di passare e di darmi un turno gratis. Ora, Screeching Dragon è un po' pericoloso. Non ho intenzione di buttargli un Leviathan in faccia, Screeching Dragon. Quindi per ora giochiamo Champwamp. Generalmente mi piace giocare Leviathan nel mio turno. Avrei potuto anche passare qui. Lui non avrebbe attaccato. Quindi sì, alla fine dei conti è meglio così. Mi piace molto giocare Leviathan nel mio turno d'attacco, anche se mi dà difficoltà a setappare Leviathan più Swain. Però almeno così non vengo abusato tantissimo nel turno in cui gioco effettivamente Leviathan. Un po' di Burst Pass, vediamo se lui ha qualcosa da fare. Dopo il secondo Burst Pass penso di
In realtà avrei dovuto risparmiargli il terzo Burst Pass, avrei dovuto farle tutti e tre, tutti e due subito, gli ultimi due. Magari lui qui adesso pensa che voglio usare anche l'ultima, non la voglio usare l'ultima se non l'avrei usato subito. L'ultimo Mushroom Cloud la tengo, giusto in caso pesco Zaun e Turcin o qualcosa di gratis che so di poter scartare. Giochiamo Leviathan. Concerted Strike è abbastanza fastidioso adesso, ma non troppo. Il motivo per cui posso aggirare Concerted Strike è Death Sand qui sopra. E lui deve avere una barriera. O una Sharpsight. Può farlo, anzi probabilmente ce l'ha. Ma avevamo bisogno di giocarla Leviathan, non potevamo non farlo, quindi... Non mi pento della giocata. Questo è il problema, che anche se lui è andato sotto... Cioè, noi siamo andati sotto di un sacco di mana in questo turno. Relentless Pursuit. Avrà un gigantesco open attack lui. Mamma mia. Ok. Gigantesco no. Avrà un grosso open attack, questo è poco ma sicuro. Un altro fungo. Il problema è che eventualmente Leviathan avremmo sempre dovuto giocarla, a meno di non continuare a passare i turni girandoci i pollici. Quindi... sembra un attacco talmente strano che mi fa pensare che non abbia molto altro in mano. Sharpsight lì sopra. Campa 2 di vita, che è un po' un fastidio. No, lo posso accettare. Ora come ora la vera minaccia sarebbe Relentless Pursuit. Se io gioco Leviathan e lui ha Relentless Pursuit, io devo usare Death's Hand. E se lui ha un qualche modo per fermare Death's Hand, una qualsiasi barriera, eccetera, eccetera, io anche una Deny ho perso. Quindi per ora penso Swain sia più sicuro. In realtà la giocata più sicura sarebbe stata Zaun e Turcin qui. Dal modo in cui ha usato Relentless Pursuit prima mi fa pensare che dovrebbe averne un'altra. E non fa niente, mi permetto questa Zaun e Turcin. Ok. Pescata decente. Vorrei usarla adesso, ma mi lascerebbe a corto di mana. E non penso sia il caso. Ezreal è una pescata a questo punto migliore di... assolutamente migliore di Leviathan. Leviathan rischia comunque. Rischiamo di beccarci... come si chiama? Concerted Strike, un sacco di cose diverse. Ezreal invece è forte da solo. Se rimuove Ezreal c'ho comunque Swain. Se rimuove Swain c'ho comunque Ezreal, quindi... Ricordiamoci che esiste Sharpsight, ma anche che ne ha usate due. Lui in mano probabilmente avrà una Deny. Andiamo a risolvere questo con Death's Hand. Se ha una barriera... Oh, c'ha un Nope Fire addirittura. Va bene. Quindi livelliamo Ezreal... E sto pensando a chi dovrebbe andare quello un danno. Se lo mandiamo sul drago, il drago muore da single combat, però lui ha ancora un blocker. Penso sia la cosa più sicura. Ci sono delle situazioni come per esempio pescare Ravenous Flock in cui vorrei farlo su un'altra unità, ma... dai. Magari è Deny, che ne so. Se ha anche Deny la cosa inizia a essere un po' ridicola. Ah, Gesù, Gesù. Ha usato tutto, il drago gli sopravvive.
È la natura del matchup che vuoi fare. Per quello avevo fatto static sul drago, per assicurarmi che morisse, anche se pescava qualcosa di strano. In questa situazione il vantaggio è nostro, ma lui ha unità sul terreno, e con unità sul terreno tante delle sue carte sono buone pescate. Fortunatamente sappiamo sempre quello. Ora sappiamo perfettamente quello che può e può. Quello che può avere e quello che può non avere. Quindi siamo in una buona posizione. Però, GG. Perfetto. Se avessi avuto, che ne so, Shen, avevamo la risposta pronta. Diciamo, Concerted Strike più una magia difensiva sarebbe stato forse problematico. Ma in realtà gli avevamo fatto abbastanza danni che non era un disastro. Quella Nopefy mi ha preso un po' alla sprovvista, devo dire la verità. Cioè, l'avevo considerata una possibilità, ma non pensavo effettivamente la giocasse. Karma, Shadow Isles. Questo è un matchup strano. Questo è un matchup in cui mi piace tenere Ezreal, come avevo già detto prima. Generalmente Karma Shadow Isles ha pochi modi di punirlo. Qualcuno giocherà una o due Black Spear, ma in genere non è una carta molto presente. E comunque a Black Spear puoi giocarci intorno. Per il resto, Grasp sicuramente, Vengeance sicuramente, ma Ezreal entra in campo abbastanza presto. Quindi dai. Puoi perdere un Ezreal early game in questo matchup, non è il disastro. E se la facciamo andare troppo avanti, il vantaggio è decisamente suo. Quindi. River Shaper. Non ho un vero counter di River Shaper, quindi un attacco glielo faccio entrare. Vediamo se lui ha un qualcosa contro Ezreal. Face. Deep Meditation. Cosa sta cercando con Deep Meditation? Boh. Steel Tempest. Ok, ce l'aveva. Non so che dire. So perché ha fatto Deep Med adesso. Va, strano. Champwamp. Abbiamo una bellissima goccia sul suo River Shaper, che aiuta sempre. Block e goccia. E il block è sempre preventivo. Lui può avere Nopefy su goccia, può avere Deny, quello che vuole. River Shaper comunque non attaccherà gratis. Ora, in questa situazione normalmente penserei di giocare su Ain, solo che voglio rispettare la possibilità di Ruination, allora non voglio mettere entrambi i campioni in campo allo stesso momento. Guard e vai il Fist. Già, purtroppo è uno di 6, quindi non è che posso livellarlo in risposta e fare qualcosa. Avrà un'altra guard? Un'altra per fist, ok. Quindi ha due blocker per i due champ. Però non ha 7 mana, quindi non penso possa uccidere Swain quando entra in campo. Lo può bloccare forse con qualcosa, con karma, credo. Non lo può certamente rimuovere. E Swain adesso dovrebbe riuscire ad attaccare dritto, se non è sempre che non ha Steel Tempest o cose così. O con Cassif Palm, va benissimo. Ma sì, c'ha la frase per quando. Vabbè. Swain è 3, Ezreal è 1. Sono un po' indietro con i level up. Penso di voler tirare Thermogenic qui sopra e attaccare con i champ. Vero che i due ragnetti sono due target gratis
di Static, però Static può avere anche altre utilità in questo matchup. Soprattutto perché abbiamo Scorch e Dirt e Ravenous Flock da usare, quindi... Era un peccato non attaccare, dai, su. Non vogliamo mettere troppe carte in più sul terreno, sempre per il rischio di Ruination. Appunto. Peccato che non abbiamo molto da... Non abbiamo niente da giocare praticamente dopo questa Ruination. Possiamo giocare 4 Mushroom Cloud e passare. Un po' triste come cosa. Fare una Static solo per pescare non mi sembra ideale. Static può essere utilissima per livellare Ezreal. Static è utilissima per... attivare su Ain. Non è un matchup che finirà tra pochi turni, tra uno o due turni, quindi... Tra lui può decisamente avere Vengeance su... su Leviathan, ma in quel caso andremo avanti noi. Cioè sarebbe... Lo conto come un vantaggio mio. Perché lui ha speso un mana in meno, è vero, ma noi abbiamo pescato uno su Ain, quindi... Finora ho usato una Vengeance e una Ruination. Difficilmente giocano più di due Vengeance e difficilmente non giocano tre Ruination. Swain è 6 di 12, quindi in teoria Static più Flock lo livella. Leva in teoria. Adesso prova a giocare qualcosa come Karma. Noi gli diciamo no grazie. E se resuscita qualcosa come Karma potrebbe essere un problema. Se la resuscita in questo turno. Shaper e Swain gli dice di no. Non penso di avere problemi a prendere questo block. In realtà un pochino. Avrei potuto fare Static Ravenous Flock per impedirgli la pescata. Forse sarebbe stata la scelta giusta. Forse la stanchezza mi sta facendo giocare male, non lo so. Comunque 4 HP su Swain non è nessun range in particolare. Se non Black Spear. A pensarci sì, Black Spear è range qui. Non sono abituato a giocare intorno a Black Spear, Dio santo. Questo decisamente lo becchiamo con Static. Swain va a 9. Lui passa, perché non passare anche noi? Vorrei usare Flock qui e costringerlo a fare qualcosa. Vediamo cosa fa. Tanto se era Black Spear la palla avrebbe fatta comunque. Swain livella, va fuori dal range di Black Spear, quindi non ce l'ha. Oppure è scarso. Va bene. Potere dei funghi. Ma ci scherzate, sembra super RNG, ma aveva 25 carte e 19 funghi. Non è una percentuale da poco. Karma, quindi Swain è morto al 100%. L'ho proprio chat. No. Swain è andato due volte. Non so se usare Static in questo caso o se usare Arachnid Sentry. Sentry non è setup di Scorched Earth. Quindi se lui ha per esempio una Deny su Ravenous Flock, poi non posso ucciderla, Karma. Però non vorrei dover... Non vorrei buttare una Static così, che è un po' buttata. Però che vuoi fa? Thermogenic. Non è che ci aiuti molto. In realtà ci aiuta abbastanza. Doppia Goard. Lui ha già usato due Goard. Una Goard. Quindi rispondiamo uccidendo Karma per ora. Anzi, uccidiamola con Scorched Earth direttamente. Se ha Deny o Nope of Fire o qualcosa del genere, allora investiamo Ravenous Flock. Scorched Earth è una versione più costosa di Flock in questo matchup. Quindi in questo turno che non ci serve il mana. Va bene.
Ora non buttiamo tutto quello che abbiamo sul terreno per evitare pack your bags, ovviamente. A Spider andrebbe soltanto carne al macello. Non mi sembra il caso. Rekindler. Adesso abbiamo due flock da poter fare su Karma, quindi Ora, ammetto che pack your bags questo turno sarebbe il disastro. Per ora facciamo così. Penso di voler usare... addirittura. Go get it. No, grazie. Guarda, ho già mangiato, mi dispiace. Speriamo di avergli fatto finire i resini, perché sennò è un po' un disastro. Tiriamo questo Thermogenic, ci apre l'attacco di Swain. È l'unico motivo per cui lo sto facendo. Se in mano a Pack Your Bags è il facepalm definitivo, però cioè, dobbiamo rischiarlo, non è che possiamo non rischiarlo. Such little lies. Siamo in guerra, infame. E che palle, sempre Steel Tempest, cioè. Death End, se non altro, setappa coso, come si chiama, setappa Scorched Earth, un altro Rekindler. Karma va uccisa proprio a vista, non la devi far vivere neanche un secondo. Via dalla mia vista, e ti prego fammi pescare qualcosa di decente. Fai il fist, va bene. Fatto bene a usarlo adesso. Magari dovevo usarlo qui. In realtà no. Usandolo su Swain, se top deck ha un altro va il Feast. Però anche se top deck ha Guardian, in realtà è Pack Your Bags, quindi mi uccide tutto. Pack Your Bags? L'ha pescato. Swash. Swain finalmente è morto. Meno male che gli ho levato Karma, sennò sarebbero stati altri 5 danni gratis nella faccia. Zaun e Turcin ovviamente la teniamo per ciclare pescate inutili e cercare di pescare qualcosa di ancora più inutile. Wow. A questo punto ci servirebbe un Leviathan, uno Swain, un Eze, una cosa qualunque, letteralmente. Penso di essere costretto a questo termo, se no prendo troppi danni. Guarda là, guarda che amarezza, guarda. Ed è in queste situazioni che Progress Day sarebbe proprio... al bacio, una cosa incredibile. Ezreal, Swain, Leviathan, no, sai, quelle cose altisonanti. Guard sul suo stesso tizio, va bene. Quindi a due... Si sta riempiendo il mazzo di Guard, tra l'altro sta diluendo molto il mazzo, quindi avrà meno funghi del dovuto. Pescata abbastanza inutile, però la metto in campo perché non posso continuare a prendere 3 danni a turno a gratis, che pare brutto. Questa era la seconda Guard o la seconda, ok. Quindi Guard, se attacco lui semplicemente mi blocca e mi fai danni. Leviathan, perfetto. Voglio confermare che l'ho appena visto, ma sto anche mezzo dormendo, quindi... 1, 2, 3... Adesso pack your bags. 4 di vita è pericoloso, perché perdo da pack your bags. In realtà se fosse pack your bags l'avrebbe usata prima, penso. No, in realtà no. Rischia static, non rischia altro. Andare a 4 o andare a 5 non mi cambia niente. In realtà anche andare a 3 non mi cambierebbe niente. Però... dai. Un trade lo prendo. 3 magari c'è qualche range strano che mi uccide, non lo so. L'ha ripescata? Non me lo dire. Dai, sì, l'ha ripescata. GG. Vabbè. La bellezza di giocare contro Pack Your Bags.
Purtroppo giochi contro un mazzo del genere, con un mazzo lento, senza cure, e eventualmente finisci per perdere. Se devo dire che il Swain Ezreal, Ezreal Swain è veramente un bel mazzo, è figo e divertente da giocare, ma la presenza di Pack Your Bags in ladder sta diventando talmente alta, e come ho detto, mazzo super lento senza cure, eventualmente il chip damage si aggiunge, cioè si somma. Quella partita ho preso due Pack Your Bags, ho preso 10 danni da quella carta, 10 danni al Nexus. Capito? Cioè. Comunque, questo era il mazzo. Il meta si sta sviluppando lontano da questo deck, quindi non sono neanche sicuro se effettivamente consigliarvelo. Se vi piace, attenti a non giocarli in rank stracolmi di Pack Your Bags. E se lo volete fare, fate come me, che ci gioca in Demon 4-0 LP, così almeno non ho niente da perdere. Per quanto riguarda il resto, il prossimo video sarà uno speciale dei 100. Non voglio anticiparvi niente, sarà una media sorpresa. E l'ultima cosa, come devo iniziare a farlo sempre più spesso, vi ricordo di iscrivervi se volete sapere sempre, costantemente, quando escono i miei video. Purtroppo non riesco a essere puntuale. Quindi se siete iscritti con la campanella accesa, YouTube vi avvisa quando esce il mio video, ve lo potete vedere. Mettetemi un like se il video vi è effettivamente piaciuto, se non vi è piaciuto non vi azzardate a toccare il tasto. Iscrivetevi se non siete iscritti, come ho già detto, condividete se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato. Ci vediamo con lo speciale dei 100 video. Arrivederci!